Buonasera ragazzi, questa sera concludiamo il livello A2 del CELI, il CELI 1, l'esame per la certificazione della lingua italiana dell'Università per Stranieri di Perugia. Oggi vedremo la parte orale. Intanto vi ricordo che potete scaricare l'esame direttamente dal sito dell'Università per Stranieri di Perugia, che è www.cvcl.it. Questa parte orale però non c'è. Questa sera vi faremo vedere una prova orale con del materiale che abbiamo a scuola. Speriamo che i professori di Perugia non si arrabbino. Buona visione. Allora, buongiorno. Salve, professore. Allora, posso vedere un documento? Certo. Grazie. Bene. Allora, iniziamo con una presentazione. Quindi il nome, da dove vieni, qualche informazione su di te. Mi chiamo Jin, sono cinese. Del nord-est. Ho 42 anni, sono sposata. Nella mia famiglia siamo in 5, e mio marito e 3 figli. Quanti anni hanno i tuoi figli? Rispettivamente 1 anno, 3 anni e 15 anni. Bene. E che cosa fai di solito durante la giornata? E di solito sto a casa, faccio casalinga, curo i bambini, lavo i vestiti, pulisco la casa. Va bene, allora qui abbiamo due compiti. Abbiamo delle immagini, una storia da descrivere e qui abbiamo un dialogo. Quale vuoi fare per primo? Questa. Allora, partiamo prima dalla storia. Allora, mi puoi dire che cosa è successo qui? Un ragazzo ha comprato un biglietto e è partito per la Bologna. È salito sul treno. Ha lavorato lì Ok, con il computer. benissimo, benissimo. Prendi spesso i mezzi? Prendi Sì, spesso. mezzi prendi di solito? Di solito prendo trenino e metro. Ok, va bene. Allora, passiamo adesso al dialogo, te lo leggo. Hai bisogno di un libro per il corso di italiano che stai frequentando. Quindi vai in biblioteca e chiedi informazioni per fare la tessera di iscrizione e prendere libri in prestito. Quindi devi dire al bibliotecario, cioè sono io il bibliotecario, chi sei, da dove vieni, che cosa studi e da quanto tempo sei in Italia e quanto tempo rimarrai in Italia, vuoi rimanere qua in Italia. Poi chiedi informazioni su quali documenti devi presentare
per avere la tessera e chiedi se puoi prendere oggi il libro che ti interessa. Va bene? Va bene. Ok, allora io lavoro in biblioteca e tu vieni per fare la tessera, va bene? Buongiorno signorina. Buongiorno. Mi dica. Vuole fare una tessera? Perché sì. Adesso studio italiano. Bene, allora, ho bisogno di alcune informazioni. Come si chiama? Mi chiamo Jin. Benissimo. E da dove viene? Sono cinese di Qingdao. E qual è la sua data di nascita? E sono nata nel 1 gennaio 1978. Quindi è qui per studiare italiano? Sì. Ah, bene. Da quanto tempo studia italiano? Sono qui da 3 mesi per studiare italiano. Quanto tempo si fermerà in Italia? Vorrei rimanere qui ancora, non so, mezzo anno. Forse mezzo anno oppure 8 mesi. E, scusi, sì. Vorrei sapere che documenti devo portare per fare la tessera? Basta il passaporto. Una fotocopia va benissimo. Bene. Posso prendere i libri oggi? Certo. Quale libro le serve? Mi serve un libro di italiano. Sì, va bene. Allora, ecco, questo è appena uscito, è un ottimo libro di italiano. Ah, bene, bene. Grazie. Va bene, ecco la tessera. Ah, grazie. Con questa tessera posso prendere questo libro? Certo. Grazie. Va benissimo. Ok, l'esame è finito e ci vediamo per il prossimo livello. Grazie mille. Ciao. Ciao.